Ehi, fedeli, facciamo qualcosa per la Chiesa Cattolica interrotta con la morte di Benedetto XVI. L'essenziale della declaratio. Chiarito l'atteggiamento rispettoso e riverente verso le parole di Benedetto XVI, di tutto il testo della declaratio è sufficiente concentrarsi sull'essenziale che dà il senso a tutto, sullo scopo, che è la decisione di Benedetto XVI pronunciata, vissuta e scritta ministerio renunziare, in italiano rinunciare al ministero. Questa decisione di Benedetto XVI significa che ha rinunciato solo al ministero, all'esercizio del papato. Ministerio, da ministerium, in latino significa servizio. Perciò Benedetto XVI è rimasto pontefice regnante fino alla morte, anche se non esercitante il papato dopo le ore 20 del 28 febbraio. Anche se non governante. Ciò comporta che il fedele cattolico deve prendere atto di questa decisione di Benedetto XVI e deve considerarlo pontefice fino alla sua morte il 31 dicembre 2022. Poi dopo uno può definire Benedetto XVI come vuole, per esempio Papa in sciopero, Papa che non lavora, ma il concetto è che lui è rimasto Papa della Chiesa Cattolica anche se ha cessato di praticare il papato. Torniamo alla declaratio. Di conseguenza, il conclave del 12 marzo 2013 è stato una disobbedienza dei cardinali verso questa decisione di Benedetto XVI. È stata anche una falsificazione di questa decisione, perché i cardinali hanno scelto di scambiare la rinuncia all'esercizio per una rinuncia all'ufficio. Di conseguenza, il conclave 2013 è stato effettuato contro il pontefice regnante per sostituirlo illegittimamente. Di conseguenza, il conclave 2013 contro Benedetto XVI è stato anche uno scisma dalla Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica è fondata su Pietro, che il 13 marzo 2013 era ancora Benedetto XVI e lo sarebbe stato fino al 31 dicembre 2022. Insomma, il conclave 2013 è stato un anticonclave. Questo giudizio sul conclave 2013 non è l'opinione di un fedele. Questo giudizio contro il conclave 2013 è una conseguenza giuridica diretta dalla declaratio stessa, pronunciata dal sommo pontefice Benedetto XVI. Perciò non si tratta di ascoltare o meno il giudizio di un fedele, ma di ascoltare oppure no un sommo pontefice di Gesù. Dimostrazione. Se invece Benedetto XVI nella declaratio avesse applicato il canone 332 sezione 2, allora avrebbe scritto muneri renunziare, rinunciare al munus, ufficio. Allora Benedetto XVI avrebbe scritto che immediatamente l'11 febbraio 2013 non sarebbe stato più sommo pontefice regnante e che la sede apostolica sarebbe stata vacante
anziché la sede di Roma, la sede di San Pietro. E di conseguenza il conclave 2013, che però si sarebbe svolto entro il 2 marzo, sarebbe stato legittimo, perché i cardinali avrebbero obbedito al Papa ed avrebbero eseguito il proprio dovere di dare un sommo pontefice alla Chiesa cattolica. Questo è l'essenziale della declaratio e delle sue conseguenze. Lo so, non è bello ascoltare di cardinali che non obbediscono al Papa. È qualcosa che suona inverosimile, quasi impossibile. Probabilmente alcuni cardinali lo hanno fatto per migliorare la Chiesa, secondo loro. La maggioranza, penso, lo abbia fatto in modo inconsapevole, anche se per colpevole ignoranza personale e colpevole obbedienza cieca al decano dei cardinali, anziché al padre. Insomma, probabilmente è la solita storia. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Obbedienza anche a Giovanni Paolo II. Poiché i cattolici sono coloro che obbediscono ai sommi pontefici, allora sono tenuti ad obbedire, oltre che alla declaratio di Benedetto XVI, anche alla Universi Dominici Gregis del sommo pontefice Giovanni Paolo II, la quale anch'essa stabilisce l'illegittimità del conclave 2013. Numero 77 della Universi Dominici Gregis. Stabilisco, Giovanni Paolo II, che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l'elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della sede apostolica dovesse avvenire per rinuncia del sommo pontefice a norma del canone 332 sezione 2 del codice di diritto canonico. Di qui la conseguenza giuridica diretta è che se il Papa non ha rinunciato secondo il canone 332, allora tutto ciò che precede l'elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima non devono essere osservate. Invece, poiché i cardinali hanno effettuato tutto ciò, allora il loro conclave 2013 è stato illegittimo e scismatico dalla Chiesa Cattolica, scismatico dalla volontà di Giovanni Paolo II che rappresentava la Chiesa Cattolica. Come si vede, anche il sommo pontefice Giovanni Paolo II fornisce di fatto una sentenza implicita contro il conclave 2013. Questo criterio è stato stabilito da un Papa, dunque i fedeli lo devono applicare. Invece i legittimisti del conclave e di Bergoglio non lo applicano e perciò non sono cattolici. Saranno anche tifosi della Chiesa Cattolica, dei grandissimi tifosi, ma non sono cattolici, perché non ascoltano il Papa. Altro atteggiamento non cattolico. I cattolici non possono stare fermi ad attendere una sentenza di un sommo pontefice della vera Chiesa Cattolica che sarà ripristinata fra 50 o 70 anni. Perché questo conclave 2013 è già stato condannato come illegittimo dalla declaratio. Anzi,
tutti i conclavi, come quello del 2013, erano già stati condannati dalla Universi Dominici Gregis. Eventualmente un vero sommo pontefice della Chiesa Cattolica che sarà ripristinata potrebbe o mitigare o aggravare l'applicazione della Declaratio e della Universi Dominici Gregis ai cardinali e al conclave 2013. Ma intanto i fedeli sono obbligati ad applicare subito questi due documenti per indicare pubblicamente e serenamente il conclave 2013 come illegittimo e scismatico dalla Chiesa Cattolica. Non si ha alcuna giustificazione di fronte a Gesù per fare i pigri e gli indifferenti in attesa di un Papa che si prenda tutta la responsabilità. Perché questo significherebbe affermare che i documenti di Benedetto XVI e di Giovanni Paolo II non avrebbero importanza. Chiaramente, peggio dei fedeli pigri e indifferenti sono i fedeli che pubblicamente legittimano il conclave 2013 e Bergoglio. Infatti, questi non sono più cattolici perché insegnano involontariamente a non ascoltare né Benedetto XVI né Giovanni Paolo II. Ci vediamo al quarto video per l'ultimo pezzo della Croce del Cenacolo, il saluto di congedo, dove Benedetto XVI ha indicato le sei caratteristiche della Chiesa giusta. Ciao!